Ben ritrovato all'avvocato Luca Ficuccello. Buonasera, buonasera. Buonasera. Avvocato, sta facendo Sono. il monitoraggio delle piazze? No. No, oddio, se serve per tutelare il consumatore, faremo anche questo. Ma Ecco. speriamo di non doverci arrivare. Sarebbe, come dire, dichiarare il fallimento dello Stato. Ecco, Se lo io. Stato non si è in grado di tutelare il cittadino, dobbiamo farlo da soli, assolutamente. Va No, bene, va bene. no, Comunque. questa sera sono in esterno, quindi mi vedete in una situazione, diciamo, di fortuna, ma no, come al solito non manco mai. Ci fa piacere ritrovarla dopo una settimana e condividiamo con i nostri telespettatori e con le nostre telespettatrici e tutti gli operatori del settore la preoccupazione a causa di questo decreto che riguarda il super bonus e quindi il 110%. Si riferisce che allo studio una soluzione, stanno pensando come risolvere i problemi che scaturiranno dall'applicazione di questo decreto. Resta il fatto che un bel po' di miliardi sono stati spesi e c'è questa preoccupazione tra gli imprenditori e tra coloro i quali hanno iniziato un percorso o avrebbero voluto iniziarlo e stavano per affidare l'incarico magari al tecnico perché si erano convinti di farlo visto che tutti avevano tutti una. Si parlava di superbonus, i 110, io l'ho fatto il vicino, lo voglio fare anch'io. E proprio quando ha deciso di farlo, arriva la gelata. Cosa succederà, avvocato Luca Ficuccello? Che io definisco scivoloso. Perché scivoloso? Perché giocoforza, al di là dell'aspetto squisitamente tecnico, è quasi obbligatorio dover scendere in un'analisi anche, oserei dire, politica, perché questi provvedimenti sono frutto di decisioni prese da diversi esecutivi, ognuno dei quali ha avuto modo di giustificare, di motivare e aggiungo anche di legittimare determinate opzioni. Sta di fatto che, come spesso capita nel nostro paese, spesso si ignora che la coperta il più delle volte è corta. Si decide senza immaginare quali possano essere le ricadute sui conti pubblici. Ora ci si è resi conto, purtroppo, che i soldi non ci sono, non c'è disponibilità, non c'è la possibilità di coprire i famosi sconti in fattura, di coprire quelle somme che dovevano essere riconducibili al famoso 110%. Facciamo lavori per 100, io ti do il 10 in più. E quindi tutto questo ha comportato una serie di sconvolgimenti, una serie di problematiche, una serie anche di difficoltà, perché signori all'ascolto, diciamocela tutta, qui ci sono in ballo molti soldi, c'è in ballo il destino di molte imprese, c'è anche in discussione gli interventi già introdotti e che ad oggi, il più delle volte, non ancora hanno ricevuta la conclusione naturale, così come da progetti proposti, approvati e in fase di realizzazione. Una cosa però va detto, questo anche per sgombrare il campo da equivoci e da errate interpretazioni. Tutti gli interventi già approvati, quelli asseverati con la cosiddetta CILA, quindi con la comunicazione fatta agli organi competenti, quei provvedimenti andranno avanti, cioè in sostanza la disposizione serbata in questo decreto legge che ha efficacia immediata, ovvero sia affardata dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riguarda tutti quegli ipotetici lavori ad approvarsi successivamente all'entrata in vigore di questo decreto. Quindi fatti salvi i diritti già acquisiti. Poi è chiaro, come è stato correttamente detto da te, caro direttore, qui il problema non è soltanto sul futuro, ma su come gestire il passato, su come ovviare a quelle difficoltà
che purtroppo hanno portato molte imprese già a alzare bandiera bianca, perché quando io vado a chiedere lo sconto in fattura, quando vado a chiedere l'anticipazione e la banca non me la conferisce, quindi quando io ho acquistato dei crediti pensando di poterli scontare presso le banche o eventualmente grazie all'intervento dello Stato, e tutto questo non mi è possibile, ma nel frattempo io ho anticipato delle somme, ho investito dei capitali, ho assunto delle persone, ho aperto cantieri, e beh, di tutto questo chi ne va a rispondere? Ma la cosa ancora più importante, e qui credo che sia fondamentale soffermare la nostra attenzione, la nostra e soprattutto degli amici che ci ascoltano sempre con grande attenzione e con grande entusiasmo da casa, i privati, i condomini, cioè coloro che hanno fatto realmente affidamento sulla corretta esecuzione di questi lavori e soprattutto hanno confidato in che cosa? Sul fatto che lo Stato garantisse quegli interventi. Che fine fanno queste persone? Non è che, e qualcuno dice, un domani verremo chiamati noi a rispondere in luogo dello Stato. Beh, questo credo che sia un rischio. Se così fosse, allora veramente saremmo arrivati non alla frutta, di più. Lo ricordiamo a noi stessi, c'è un principio che governa il diritto amministrativo, che è quello del cosiddetto giusto affidamento, cioè quando la pubblica amministrazione attraverso atti, norme o addirittura anche solo con semplici e meri comportamenti concludenti rende in favore del cittadino l'affidamento nei confronti di quest'ultimo affinché determinati interventi vengano svolti, a determinati sovvenzionamenti vengano resi, quindi diciamocela tutta, questo è un rischio che non vogliamo neanche prendere in considerazione e credo che qui l'esecutivo dovrà preoccuparsi in primis per evitare che un domani, di fronte ad una situazione di evidente e enorme difficoltà, siano chiamati a rispondere coloro che in massima buona fede, ripeto, confidando nell'intervento dello Stato, hanno disposto, approvato e fatto partire dei progetti. Purtroppo ad oggi l'intreccio di norme che si è venuto a ritrovare in questo contesto è talmente intricato che a dirla tutta oggi come stiano le cose, io credo che forse neanche il più bravo interprete in materia ermeneutica normativa sia in grado di poterlo dire. È una situazione così districata, così complessa, peraltro con tutta una serie di rivendicazioni da parte delle sigle sindacali, da parte delle associazioni di categoria, da parte anche di coloro che evidentemente hanno anche da pretendere qualcosa nei confronti di questi interventi, e ne va anche della salvaguardia del complesso edilizio italiano che secondo i desiderata, secondo i buoni auspici del primo legislatore, cioè di colui che introdusse questo sistema, evidentemente aveva come finalità fra l'altro anche quello di rendere salvaguardato il patrimonio immobiliare, soprattutto in virtù del fatto che buona parte dei nostri edifici offre spesso una manutenzione che, diciamocela tutta, lascia molto a desiderare. Per cui credo che questo argomento necessiterà di ulteriori approfondimenti nel prosieguo delle prossime settimane. Uno, perché dobbiamo attendere anche le prime, chiamiamole, interpretazioni per far sì che ci si renda conto di come andranno le cose, ma al tempo stesso anche capire che forme di garanzia verranno adottate dall'esecutivo per far sì che questo provvedimento, tanto vituperato, tanto chiacchierato, tanto criticato, ma oserei dire anche tanto applicato, possa trovare una sua sistemazione. L'importante è che questa sistemazione non vada a danno del cittadino. E perché, avvocato Luca Ficuciello, come abbiamo ben affermato, il problema non è per chi ha le risorse, chi insomma ha un buon reddito, ma per chi magari soldini non ne ha a disposizione. E che fa? Si deve indebitare, deve andare a chiedere il prestito. E quello è il problema. Cioè è un po'... È particolare la vicenda. No, ma è una condizione, oserei dire, aberrante. E poi ecco, da qui è facile passare anche al secondo degli argomenti che la regia mi ha proposto
qualche attimo fa prima di andare in onda. E prima si parlava di caricarsi di debiti, di sovraindebitarsi. Ebbene, parliamo anche del sovraindebitamento, parliamo cioè di questa situazione nella quale a volte, il più delle volte, anzi devo dire sempre, si vada a ritrovare il cittadino quando a fronte di continui ricorsi al credito ci si ritrovi di fronte all'impossibilità di onorare questi impegni che si sia assunti, che possono essere nei confronti delle banche, nei confronti delle finanziarie, nei confronti della stessa pubblica amministrazione quando si tratti di conferire le somme a titoli di imposte e di tributi. Quindi, come al solito, e qui mi rivolgo agli amici che ci seguono sempre da casa, gli argomenti non sono mai l'uno slegato all'altro, sono tutti l'uno a concatenarsi rispetto all'altro. Quando, ecco, il nostro caro direttore diceva: qui alla fine chi ne andrà di mezzo? Ne andrà di mezzo il poveretto che, ripeto, con la massima buona fede, confidando nelle effettive poste in essere di quelle disposizioni, ha dato il là a che determinati interventi potessero essere effettivamente concretizzati. Ora immaginiamo di estendere questa situazione, che evidentemente può riguardare, ripeto, l'acquisto di un immobile, l'acquisto di un'autovettura. Oggi il cosiddetto tenore di vita è molto più elevato rispetto a quello che potevamo immaginare rispetto anche soltanto a 20-30 anni fa. Quindi quei beni che una volta erano definiti non di prima necessità, oggi lo sono diventati, per cui dati anche i salari, dati gli stipendi, lo ricordiamo anche a noi stessi ancora una volta, ci sono molti contratti collettivi che non vengono aggiornati da moltissimi anni, quindi non si è avuta l'adeguamento dei trattamenti stipendiali rispetto all'aumento del costo della vita. La scala mobile oramai ce la siamo bella dimenticata da circa 30 anni, se non di più. Quindi questo cosa comporta? Comporta che per mantenere vivo e vitale il proprio stato quotidiano, il proprio tenore di vita, spesso si ricorre a queste formule. E allora quando ci si ritrovi nella impossibilità o torto collo, cioè quando non ci si sia posti volontariamente, dolosamente in questa condizione, allora, lo abbiamo detto credo in svariate occasioni, ma credo che mai come questa sera sia opportuno ricordare ai nostri amici all'ascolto l'importanza della legge sul sovraindebitamento, a maggior ragione dopo quella che possa essere stata la novità introdotta ed è entrata in vigore con efficacia dal 15 luglio dello scorso anno, ovvero sia con il cosiddetto codice della crisi, cioè a dire quella che era l'originale legge 3 sul sovraindebitamento ha ricevuto una risistemazione, ha ricevuto una riorganizzazione, una miglior e maggiore applicazione, proprio perché nel corso di questi anni ci si è resi conto effettivamente che il fenomeno del sovraindebitamento non era un fenomeno di nicchia come qualcuno poteva pensare, è un fenomeno di larga scala, perché il numero dei cittadini, noi lo vediamo quotidianamente quando seguiamo come professionisti coloro che si vedono costretti, loro malgrado, a ricorrere a questa formula, e aggiungo, per fortuna, grazie a Dio che esista questa formula, che esista questo istituto e che, devo dire con estrema sincerità, anche presso i nostri tribunali comincia a ricevere maggiore cittadinanza, maggiore riconoscimento. Inizialmente questa legge era quasi vista, forse in maniera esageratamente da censura, come una delle classiche disposizioni che permetteva a chi non volesse onorare i propri impegni di sfuggire a questi ultimi. Invece non è così, anzi aggiungo che questa è una norma che ha un impatto sociale importantissimo, perché di fronte a queste situazioni per le quali il cittadino è non solo vessato, ma anche umiliato di fronte alla propria impossibilità di risolvere in maniera bonaria queste sue pendenze, avere la possibilità di ripristinare uno stato cosiddetto di verginità civile, di poter riproporsi al cospetto della società senza quella scimmia sulle spalle a portarsi e quasi a voler essere una sorta di untore del debito, beh, questo, credetemi cari amici all'ascolto, è tanta roba, vuol dire rimettere nella condizione l'uomo della strada, colui che non per sua colpa si sia ritrovato in questa condizione, di poter rinascere civilmente, di poter anche riproporsi sul panorama della società civile
con maggiore forza. Per cui coloro che abbiano, si ritrovino in questa condizione, Codacons peraltro è anche partner di un organismo di composizione della crisi, io peraltro sono gestore per conto di questo organismo, non esitate a rivolgervi presso i nostri sportelli, perché presso i nostri sportelli c'è personale qualificato, preparato e formato per far sì che possiate ricevere un servizio di prima assistenza, e una volta acquisiti i dati utili per poter catalogare la vostra posizione, per avere anche individuata la ipotetica soluzione da offrire nei confronti di queste difficoltà, possiate poi vedervi affidati dei professionisti, ripeto, che abbiano già esperienza nel campo e che vi possano permettere di rivivere, perché questo è importante, l'impatto sociale di questa norma, caro direttore, cari amici all'ascolto, è fondamentale. Ma mi auguro che si possa tornare sull'argomento in futuro, soprattutto quando ci sarà la possibilità di mettere proprio nella disponibilità di coloro che ci seguono da casa degli esempi pratici. Vi posso garantire che di esempi cominciamo ad averne tanti e anche molto importanti. Bene, grazie per l'autorevole contributo, grazie all'avvocato Luca Ficucello. Mi permetta, avvocato, prima di salutarla, di mettere in risalto un aspetto importante oggi. Prego. Giornata in cui si festeggia la Giornata Mondiale della Giustizia Sociale, che con questo fatto proprio non ci sta. E mi permetto di leggere le righe che riporta l'ONU. La giustizia sociale per tutti al centro della missione globale che l'ONU svolge per promuovere sviluppo e dignità umana. Il 20 febbraio è la data scelta per rammentare all'opinione pubblica mondiale che occorre raddoppiare gli sforzi di tutti gli Stati membri per assicurare un mondo più giusto ed equo. E il finale ci stringe il cuore, avvocato, dopo aver parlato del 110 e delle tante altre puntate che abbiamo fatto di tanti altri argomenti. Veramente per tutti. Ma caro direttore, qui entriamo in un contesto che è non soltanto di puro diritto, ma è di etica, di morale, di giustizia, di equità. Sono tutti temi che spesso vediamo affrontati in simposi, in tavole rotonde, in convegni, ma diciamocela tutta, spesso ci si ferma soltanto alle belle parole e alle buone intenzioni. Poi nella concretezza si fa poco o nulla. E allora ecco perché, e mi vorrete consentire se ritorno per l'ennesima volta al sovraindebitamento. Il sovraindebitamento non è soltanto una legge, non è soltanto un istituto giuridico, è uno strumento di ammortizzazione di quei problemi che purtroppo nella fascia di cosiddetta larga scala rientrano nel novero, nell'alveo della giustizia sociale. Perché dare la possibilità a un cittadino che si ritrovi in quella condizione non per propria colpa, perché ecco qui, ecco, mi apro una breve parentesi e la chiudo subito. Quando spesso si parla di abuso del credito, quando spesso il cittadino preso dalla difficoltà, dalla necessità, ricorra a finanziamenti, e coloro che magari operino in questo contesto, nonostante sia evidente che il cittadino, colui che vada a richiedere queste formule di finanziamento, non sarà mai in grado di poterle sostenere, nonostante tutto aprano queste linee di credito, quindi in sostanza ancor di più umiliando colui che chieda quel tipo di intervento, questo non è corretto. Cioè, allora noi dobbiamo innanzitutto restituire al mondo delle professioni, al mondo dei rapporti sociali, in senso più ampio, in senso più assoluto, in senso più genuino, quei principi, ripeto, di rispetto. Perché la giustizia sociale senza rispetto è una scatola vuota ed è soltanto una bella parola con la quale ci riempiamo la bocca, ma poi tutti a casa, arrivederci e buonanotte al secchio. Grazie all'avvocato Luca Ficucello, le auguriamo un buon proseguimento di serata e una buona cena, grazie. Avvocato. Grazie, altrettanto a voi, ci sentiremo lunedì dai soliti luoghi. E questa sera è stata una serata eccezionale, ritorneremo nelle solite... Nella solita location, come si suol dire. Spero che comunque, ecco, sia l'audio che il video sono stati sufficienti per poter comprendere questo
mio intervento serale. E io ringrazio sempre dell'ospitalità che tu, caro direttore, e le emittenti in generale offrite a me, ma soprattutto al Codacons, per far sì che da questi microfoni possa giungere al cittadino un sentimento di compartecipazione, di condivisione e di aiuto soprattutto. Grazie Avvocato Luca Ficucello, buona serata. Buona settimana e a lunedì.